Buongiorno, dichiaro aperta la sessione per il question time. Ricordo i tempi per l'illustrazione dell'interrogazione da parte dell'illustrante, appunto, che sono di 2 minuti. 3 minuti per la replica dell'assessore e ancora 1 minuto per la replica da parte di chi ha illustrato l'interrogazione. Volevo comunicare che iniziamo dall'oggetto numero 5, in quanto sono pervenute le giustificazioni dell'assessore Barberini e Bartolini, che stamattina non possono partecipare alla seduta. Quindi iniziamo con l'oggetto numero 5, presentata appunto dal consigliere Leonelli, che interroga l'assessore Chianella. Intervenuto il blocco da parte del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali del progetto per la realizzazione dello svincolo di Scopoli in territorio del comune di Foligno, lungo il nuovo tracciato della strada statale 77 della Val di Chienti, iniziative che la Giunta regionale intende adottare al fine di scongiurare l'eventualità di una mancata realizzazione dell'infrastruttura. Prego, consigliere Leonelli. Sì, grazie Presidente. Io utilizzerò questi minuti per chiedere un po' lo stato dell'arte all'assessore Chianella, perché poi nel pomeriggio ci sarà la mozione. Già ho visto che è in ordine la mozione del consigliere Ricci. Io avevo una mozione precedentemente depositata su questo tema, per cui chiederò l'iscrizione ai sensi dell'articolo 99. Però utilizzerò il tempo proprio per fare in modo che l'assessore un po' ci illustri sullo stato dell'arte di una vicenda che rischia di diventare paradossale. Perché? Perché la Valle del Menotre oggi è interessata dall'infrastruttura della Foligno Civitanova. Non so se siete mai stati in quel bellissimo territorio della nostra regione, il cosiddetto Appennino Folignate, e questi piloni ovviamente interessano direttamente la valle e ne hanno cambiato il paesaggio. Quei cittadini, attraverso un lungo procedimento, anche concordemente con il sindaco, l'amministrazione comunale e la regione, hanno ottenuto che chiaramente si facesse uno svincolo, cioè che questo viadotto non sfruttasse unicamente la valle, ma in qualche modo ne portasse anche beneficio, sapendo che questa può essere un'infrastruttura importante per quel territorio, un territorio che è stato interessato qualche anno fa pesantemente dal terremoto e che chiaramente può vedere attraverso questa infrastruttura una nuova fase di sviluppo. Diversamente, qualora rimanesse il blocco sull'ipotesi dello svincolo, avremmo una popolazione e diverse frazioni del comune di Foligno che sarebbero semplicemente sfruttate, utilizzate in qualche modo dalla infrastruttura senza alcun beneficio, dopo che questa infrastruttura è stata una infrastruttura importante anche nella gestazione, quindi anche nei lavori che chiaramente si sono messi in atto per la realizzazione. Vi invito a passare per la 77, vedrete da soli se non ci siete stati che opera importante ed impattante ovviamente c'è stata su quella zona, importante comunque per lo sviluppo di tutta la regione, ma ovviamente anche per quei territori. Per cui vorrei semplicemente interrogare l'assessore sullo stato dell'arte. Grazie consigliere Leonelli, la parola all'assessore Giuseppe Chianella. Sì, io innanzitutto ringrazio il consigliere Leonelli per l'interpellanza che ci dà modo di chiarire e informare, diciamo così, su questa vicenda appunto della Val Menotre e del famoso semisvincolo di Scopoli. La posizione della Giunta è esattamente nelle parole introduttive dell'interpellanza di Leonelli, nel senso che la Regione dell'Umbria ha sempre ritenuto assolutamente necessario questo svincolo per tutta una serie di motivi legati sia a una valorizzazione più in generale dei territori interessati al semisvincolo e sia anche per una questione di sicurezza, perché di fatto questo semisvincolo creerebbe un'uscita dopo una galleria di 17 chilometri.
La posizione della Regione dell'Umbria è stata sempre quella, come dicevo, di poter realizzare questo semisvincolo e rispetto, diciamo così, alle sottolineature che venivano poste da diversi soggetti, in maniera particolare dalla Sovrintendenza, sono stati fatti 3 progettazioni diverse esattamente per mitigare l'impatto dal punto di vista ambientale su questo semisvincolo, sulla realizzazione di questo semisvincolo. L'ultima versione è stata sostanzialmente accettata dalla Sovrintendenza, poi c'è stato questo blocco da parte, come è noto, del Ministero dei Beni Culturali. Evidentemente c'è stato un blackout di informazione, credo. Da parte nostra c'è una interlocuzione, oserei dire, quotidiana con gli uffici del Ministero delle Infrastrutture e anche con gli uffici del Ministero dei Beni Culturali. Abbiamo incontrato anche noi il comitato che si è costituito diciamo nella Val Menotre a sostegno della realizzazione di questo svincolo, e fra 2 giorni avrò un ulteriore incontro anche con il Vice Ministro Nencini, che sarà qui in Umbria per altre cose, quindi ha accolto di incontrarmi anche su questa questione. Tanto la posizione della Giunta è quella sta lavorando di fatto la Giunta regionale alla possibilità di sbloccare questa situazione. Siamo fiduciosi perché possa essere sbloccata a breve, e appena avremo notizie in questo senso informeremo il Consiglio regionale su questa questione. Grazie. Bene, la parola al consigliere Leonelli per la replica. Sì, grazie Assessore. Credo che la breve relazione dell'Assessore sia utile anche per il dibattito che affronteremo nel pomeriggio. Ripeto, il mio auspicio è quello di arrivare ad un atto il più largo e unitario possibile su questo tema, perché è una questione che interessa tutti gli umbri, è una questione che non riguarda solo quel territorio, anche per le forme con le quali oggi noi la stiamo affrontando. Una questione di dignità di un territorio che vuole crescere, vuole svilupparsi, e sicuramente non cederà, credo, a queste beghe burocratiche che un po' mi pare si siano sviluppate nei palazzi romani, così per come ce le racconta l'assessore Chianella puntualmente. Grazie. Passiamo adesso all'oggetto numero 6. L'interrogazione è stata presentata dai consiglieri Mancini e Fiorini e sarà il vicepresidente Mancini ad illustrarla. L'oggetto è relativo ai ritardi nel pagamento della cassa integrazione guadagni in deroga per l'anno 2015. Intendimenti della Giunta regionale al riguardo. A rispondere sarà l'assessore Paparelli. Grazie Presidente dell'Assemblea legislativa, buongiorno Assessore. Insieme al collega Fiorini, attenta la Lega ai temi del lavoro, come ampiamente già fatto in altri atti, sollecita la Giunta per a divenire a eventuali soluzioni o comunque a spiegare all'Assemblea cittadini tutti il motivo per cui sono e persistono ritardi nel pagamento della cassa integrazione in deroga per l'anno 2015. Si è passati di recente a dei proclami per cui all'indomani della riforma del Job Act si è candeggiato che l'80% dei lavoratori dipendenti sarebbero coperti in caso di difficoltà, 600.000 aziende sarebbero praticamente tutelate, 5,6 milioni di dipendenti privati sarebbero sotto tutela da parte del governo. Quello che oggi posso dire con sicurezza è che a circa un mese fa la cassa integrazione in deroga in Umbria per i mesi gennaio, febbraio, marzo, aprile fino a giugno non era stata corrisposta. Ovviamente di recente so che è stato parzialmente effettuato una prima tranche per i mesi gennaio-giugno 2015, ma le criticità ovviamente persistono. Io e il collega Fiorini vogliamo sollecitare la Giunta affinché si capisca, come è dato nel documento, dove sono eventualmente le difficoltà, sia imputabili a ente terzi, all'amministrazione regionale, cioè l'INPS, oppure alle associazioni tipo i sindacati, oppure a una legge che io qui ovviamente mi sono
fregiato di leggere, che è pressoché incomprensibile perché rimanda a una marea di articoli che onestamente tolgono la voglia a chiunque abbia voglia anche di studiare. Quindi, pertanto, chiedo se l'assessore è in grado di evidenziare, rispondendoci, dove sono le criticità e dove ovviamente sono le manchevolezze, anche al di fuori di questa assemblea, quindi della Giunta, ma e ovviamente sollecitarle. Ricordo altresì che, questo per complicare la vita ai cassi integrati, questa è un'altra notizia molto seria, la lettera di riconoscimento dell'assegno presuppone di avvicinarsi all'ufficio postale, a un istituto di credito. La cosa simpatica è che se uno non è titolare di un conto corrente postale o di un conto corrente bancario, rischia di non prendere neanche i soldi. Questo, penso, al paradosso. Dopo la riduzione del guadagno, anche il ritardo, ma anche forse la possibilità di non riscuotere quel giorno l'assegno dovuto. Grazie assessore, grazie presidente. Prego, assessore Paparelli. Grazie presidente, ma riguardo la procedura di autorizzazione degli ammortizzatori sociali in deroga, sulla base di quanto previsto dalla legislazione vigente, la Regione Umbria ha il compito meramente di provvedere all'accoglimento dell'istruttoria e all'autorizzazione delle domande della CIG in deroga, mentre le procedure di liquidazione, come è noto, sono a carico dell'INPS, una volta acquisite le relative autorizzazioni regionali. La Regione provvede ad emanare i provvedimenti di autorizzazione solo in presenza di copertura finanziaria, rappresentata dalle risorse messe a disposizione dal Ministero del Lavoro. Da un monitoraggio alla data odierna rispetto alla cassa integrazione in guadagni evidenziamo che le domande di CIG pervenute alla Regione Umbria da inizio 2015 sono 3.739, che interessano 1.349 imprese e 5.800 lavoratori, 5.835 per l'esattezza. La Regione Umbria, sulla base dei fondi assegnati dal Ministero del Lavoro, pari a 9.202.200 euro, ha provveduto ad autorizzare 2.517 domande di cassa integrazioni, per un totale impegnato di 10.196.000 euro circa e un totale rendicontato di 8.808.000, quindi con 1.069 imprese coinvolte e 4.436 lavoratori sulle 1.349 e 5.008 che ho letto prima. Sono in attesa di autorizzazione, quindi al di fuori da questo, altre 1.228 domande che saranno autorizzate non appena sarà approvato il decreto interministeriale di assegnazione delle risorse finanziarie, perché, come ho già detto prima, la Regione esamina e emana i provvedimenti di autorizzazione solo in presenza di copertura finanziaria. Per tutte queste domande noi peraltro abbiamo anche completato le istruttorie, quindi non appena avremo, diciamo, la comunicazione della messa a disposizione delle risorse, anche questa parte delle domande saranno autorizzate. Di conseguenza, da quanto autorizzato e quanto ancora da autorizzare, si stima un fabbisogno di circa 20 milioni per l'intero anno 2015. Dai dati forniti dall'INPS al 29 ottobre, relativamente alla liquidazione dei trattamenti di CIG in deroga per il 2015, risulta che sono stati trasmessi all'INPS 2.486 SR41, cioè i modelli telematici mensili trasmessi dalle aziende o dai loro intermediari abilitati e contenenti i dati utili al pagamento. Quindi, di questi 2.486 domande pervenute in regola, 2.333 sono state pagate. Risultano ancora in giacenza 153 modelli relativi a 335 lavoratori a causa per lo più di errate o ritardate trasmissioni dei modelli all'INPS. Per quanto riguarda le domande respinte dall'INPS per l'anno 2015, solo per 4 domande di cassa in deroga autorizzate dalla Regione, l'INPS ha comunicato ai nostri uffici in fase di liquidazione di non poter procedere alla liquidazione, in quanto per 2 aziende risulta che non sono stati utilizzati tutti gli strumenti ordinari prima di accedere alla cassa in deroga. Una di queste, peraltro, ha contestato il superamento delle 52 settimane tramite il proprio consulente. Nel caso delle altre 2 aziende risulta che erano in liquidazione e quindi non possibili destinatari del provvedimento. Tengo a precisare che la Regione, ai fini dell'istruttoria delle domande e successiva autorizzazione delle stesse,
può tenere esclusivamente conto delle dichiarazioni che vengono presentate nei verbali dell'azienda, non avendo a propria disposizione banche dati utili alla verifica della disponibilità di altri ammortizzatori sociali che sono di pertinenza dell'INPS. Quindi quando noi ci arrivano le domande non sappiamo se l'azienda ha già fruito o deve ancora fruire di altri ammortizzatori sociali prima di procedere alla cassa in deroga. Con riguardo alle domande presentate da imprese che hanno inoltrato richiesta per un ammortizzatore sociale ordinario e avendo ricevuto per lo stesso dall'INPS o dal Ministero del Lavoro un provvedimento di rigetto per diverse motivazioni, per la domanda di CIG in deroga si tratta di 41 domande per un importo complessivo di 707.000 euro. Al fine di evitare che i lavoratori interessati si vengano a trovare sprovvisti di, come dire, di ammortizzatori sociali nel caso di reiezione da parte dell'INPS e della CIG in deroga, perché l'azienda magari avrebbe dovuto attivare un altro tipo di cassa integrazione, proprio in questi momenti, in questi giorni è arrivato un'interpretazione da parte dell'INPS contraria alla prassi sinora seguita da tutte le regioni, compresa la nostra, cioè che i 20 giorni decorrevano dalla data del rigetto della comunicazione di rigetto. Quindi, se invece vengono fatti decorrere dall'inizio delle sospensioni, si può venire a trovare un lavoratore nella condizione per cui l'azienda fa domanda di cassa integrazione, passano 2 mesi prima che l'INPS risponda, dopo che l'INPS ha risposto magari rigettando la domanda, si trova nella condizione di non poter presentare più domande per altro tipo di ammortizzatori sociali. Per questo e per evitare che si possano verificare queste situazioni, la Regione Umbria, la Regione Toscana e altre regioni hanno fatto un interpello al Ministero del Lavoro per chiedere un'interpretazione definitiva che sia coerente con l'impianto normativo e con la prassi sino ad oggi seguita. In attesa di una risposta abbiamo comunque provveduto ad effettuare l'istruttoria delle domande, cosicché all'esito della risposta del Ministero del Lavoro anche per queste siamo già pronti con le autorizzazioni correlate. Grazie. Bene, al consigliere Mancini il tempo per la replica. Grazie signor Presidente, grazie Assessore. Beh, lei tecnicamente ha fatto una disamina numerale esatta e io stesso avevo verificato l'impegno degli impiegati della nostra Regione, a cui, che se ne dica, io plaudo. Quello che non plaudo è che il fatto rimane, cioè 6 mesi di ritardo per l'appagamento della cassa integrazione in deroga, cioè le persone che stanno a casa con l'angoscia del lavoro precario, ma anche con la certezza che il mese, il 15, non prendono lo stipendio, chiaramente non è un bel vedere, un bel sentire. Cioè, io faccio a quel punto, Assessore, mi permetta, una bella condanna politica alla procedura per cui sono state attuate le numerose migliaia di domande che il governo Renzi e il signor Poletti, ministro del Lavoro, non preoccupandosi tra tante chiacchiere che ancora l'Umbria, come lei, sua parole poc'anzi dette, mancano ancora 20 milioni di euro. Poi abbiamo anche, se vogliamo dirla, l'INPS che parla una lingua e ovviamente abbiamo la Regione che ne parla un'altra e il Ministero delle Politiche Sociali del Lavoro un'altra ancora. Risultato, l'unica bocca asciutta è quella dei lavoratori. Ovviamente, signor Assessore, mi rivolgo a questo modo anche alla Presidente della Giunta, signora Marini, che se fosse possibile nelle pieghe del bilancio regionale essere noi per primo pronti ad anticipare, eventualmente attraverso fondi dedicati, i ritardi che l'INPS ovviamente ben ha dimostrato avere. Quindi non mi dichiaro soddisfatto sulla mia interrogazione. Grazie Presidente. Bene, passiamo ora all'oggetto numero 3. A presentare questa interrogazione è il consigliere Nevi ed è rivolta agli assessori Pavarelli e Cecchini. Oggetto numero 9. Intervenuto aumento da parte della Giunta regionale dei canoni concessori alle industrie idroelettriche, informazioni della Giunta medesima sull'eventuale comunicazione del provvedimento alle aziende interessate e sulle ricadute del provvedimento a carico dei piani industriali e occupazionali delle aziende stesse, con particolare riferimento alla centrale di Galleto di Terni. La parola al consigliere. Grazie Presidente, ma questa interrogazione, come giustamente già anticipato la Presidente, mirava a capire
se questo aumento dei canoni di concessione per le grandi derivazioni idroelettriche era stato concordato con le imprese del settore e quali fossero state le ricadute sui piani industriali e soprattutto occupazionali di questo provvedimento, visto che le tariffe vengono messe al limite massimo che c'è in Italia. Ma la risposta l'ho già avuta stamattina aprendo i giornali, perché ho letto che la principale associazione italiana Asso Idroelettrica ha già fatto presente la sua assoluta contrarietà a questo provvedimento, chiedendo alla Giunta di ritirarlo e minacciando anche un ricorso. E visti i precedenti ricorsi, non mi pare che siamo messi bene, caro Assessore. Quindi volevo sapere come la Giunta regionale intende a questo punto, anche alla luce di questo fatto, andare avanti, se intende mantenere questa impostazione e soprattutto perché è stato fatto questo provvedimento all'indomani, o meglio nel mentre che sta avvenendo una cessione da un'azienda tedesca a una italiana del più grande comparto idroelettrico del nostro territorio, che è la centrale di Galleto di Terni. Grazie. La parola all'assessore Paparelli, a cui ricordo che ha 3 minuti di tempo per la sua risposta. Sì, grazie. Ma questa vicenda, diciamo, ha quantomeno del curioso, perché dai banchi dell'opposizione c'è chi ci accusa di fare troppo poco e chi ci accusa di fare troppo. Quindi, come dire, siccome la giusta via è sempre quella mediana, pensiamo di essere nel giusto. Tanto più non è un provvedimento che cade dal cielo, perché era un provvedimento contenuto già nel DAP 2015, che il consigliere Nevi, sedendo tra i banchi del Consiglio, avrebbe dovuto leggere eventualmente da allora. Siccome... E l'altra cosa strana è che non protesta, cioè non abbiamo ricevuto ad oggi nessuna comunicazione né da parte dell'azienda, né da parte, vi dirò adesso leader, né da parte dell'azienda, né comunicazione rispetto, almeno il sottoscritto, né comunicazione rispetto alla cessione in atto che sta avvenendo, come leggiamo e possiamo apprendere dai giornali, ma non è che l'organo, diciamo, di comunicazione tra le istituzioni e le aziende possano essere i giornali, tantomeno, diciamo, che rimane curioso che il giorno stesso in cui si risponde all'interrogazione c'è l'intervista sul giornale del presidente dell'associazione di categoria, nel momento in cui, ripeto, non abbiamo ricevuto alcuna comunicazione da parte dell'azienda. La giunta regionale, peraltro, in maniera molto corretta, il 20 luglio del 2015, con deliberazione 877, ha disposto in merito alla rideterminazione dei canoni demaniali, solo per le grandi derivazioni peraltro, e in particolare abbiamo disposto di avviare le procedure relative alla rideterminazione a decorrere dal 1 gennaio in euro 31,02, allineandoci con quello che negli ultimi 2-3 anni hanno fatto regioni come la Lombardia, l'Abruzzo ed altre, e di avviare quindi la procedura, di incaricare il servizio competente affinché provveda a comunicare ai diretti interessati l'avvio del procedimento, di disporre la pubblicazione del procedimento, dell'avvio del procedimento nel bollettino ufficiale della Regione, di procedere, trascorsi 30 giorni dalla pubblicazione sul burro, di procedere alla delibera di rideterminazione dei canoni. A seguito di quanto deliberato sono stati posti in essere i seguenti adempimenti: la pubblicazione sul burro il 19 agosto, in modo tale che l'informazione arrivasse erga omnes sulle determinazioni assunte, è stata avviata l'istruttoria finalizzata all'adozione del provvedimento amministrativo di rideterminazione dei canoni in argomento affinché fosse stata rispettata la tempistica che ho citato. In relazione alla prevista informazione degli interessati, oltre alla pubblicazione sul BUR, che è una pubblicazione erga omnes, con nota protocollo 125057, formalmente, ma prima ancora informalmente, è stato comunicato ai titolari di concessione di grande derivazione ad uso idroelettrico forza motrice l'atto che ho appena citato di adeguamento dei canoni. A fronte di tale attività e nel rispetto della tempistica, trascorsi 30 giorni dal 19 agosto, e cioè il 22 settembre,
con delibera pubblicata sul Bur numero 51, abbiamo formalizzato la rideterminazione ai sensi dell'articolo 3, comma 1 della legge regionale 23 dicembre 2004, numero 33, con decorrenza dal 1 gennaio 2016, dell'importo del canone unitario comprensivo dell'addizionale regionale per la concessione di grandi derivazioni di acque pubbliche, come definito dall'articolo 6 del Regio Decreto 1775-1933, e ad uso idroelettrico forza motrice, quantificandolo, come dicevo prima, in 31,02 euro. Ad oggi non risulta ancora all'ufficio competente che le aziende interessate abbiano avanzato alcune comunicazioni in merito alla rideterminazione effettuata. Quindi il fatto che ce l'annunci l'associazione di categoria a ricorso rimane quantomeno singolare. Bene, al consigliere Nevi la parola per una replica. Ma sono chiaramente insoddisfatto della risposta dell'assessore, che trincerandoci dietro un atteggiamento un po' burocratico e un po', diciamo così, anche autoreferenziale, come se, diciamo, qualcuno dovesse comunicare la cessione da un'azienda all'altra regione, insomma, non ne capisco le motivazioni. È una risposta che, secondo me, da quello che capisco, genererà un contenzioso, e il contenzioso genererà una entrata sulla quale farete tra l'altro il bilancio di previsione probabilmente 2016, un'entrata assolutamente dubbia, perché come è successo in Piemonte, purtroppo questi aumenti sono stati annullati, o per fortuna, secondo me per fortuna. Comunque io penso che l'atteggiamento nei confronti delle multinazionali, soprattutto se italiane, debba essere completamente diverso, di collaborazione, di condivisione e non di scontro e legale, soprattutto, che porta la regione in un vicolo cieco da cui non si sa come se ne uscirà. Capisco che l'obiettivo fondamentale è quello di fare cassa per la regione e per il comune di Terni, perché le casse pubbliche sono un po' messe male e bisogna trovare qualche euro da spendere, non qualche, 5 milioni di euro da spendere per, diciamo, fare in modo che magari le prossime elezioni non finiscano troppo male. È la solita metodologia del tassa e spendi, che chiaramente rigettiamo completamente sul piano politico. Grazie. Bene, passiamo ora all'oggetto numero 10. L'interrogante è il consigliere Chiacchieroni, a rispondere sarà l'assessore Cecchini. L'oggetto: iniziative che la Giunta regionale intende adottare per il salvataggio e il rilancio del centro di ricerca per l'olivocultura e l'industria olearia, CREA Oli, con sede a Spoleto. Prego, consigliere Chiacchieroni. Grazie, signor Presidente. Considerato che il centro di ricerca per l'olivicoltura e l'industria olearia, CREA Oli, è uno dei centri di ricerca per la ricerca e sperimentazione agricoltura, ente pubblico con competenza scientifica posto sotto la tutela del Ministero delle Politiche Agrarie, Alimentari e Forestali, che il centro si articola in due sedi scientifiche, a Rende in provincia di Cosenza e Pescara, in una sede distaccata a Spoleto, che il CREA Oli si occupa dell'intera filiera olivicola olearia, dalla coltivazione alla produzione di olio, olive in amensa e sottoprodotti, sicurezza alimentare, qualità e rintracciabilità, miglioramento genetico e tecnologie per la trasformazione. Che il CREA Oli, presente in Umbria, è da più di 100 anni riferimento regionale e non solo, ed internazionale, oltre che per l'intero Paese, per la ricerca in olivicoltura e per il settore olivicolo in genere. Di sicuro ha determinato lo sviluppo della vocazione olivicola in Umbria e soprattutto nella fascia della Flaminia, da Spoleto appunto fino a tutta la fascia appenninica e pedemontana. Che il CREA Oli di Spoleto è l'unico centro di ricerca del CREA presente in Umbria in materia, che Spoleto è la sede dell'Accademia Nazionale dell'Ulivo e che l'Umbria è la regione dove gli uliveti rappresentano la cultura arborea principale.
tenuto conto che con l'entrata in vigore della legge numero 190 del 2014, legge di stabilità 2015, il CREA è stato commissariato e il Governo ha demandato ad un commissario la stesura di un piano di riorganizzazione territoriale che prevede la riduzione del 50% delle articolazioni territoriali, che la sede di Spoleto quindi potrebbe essere tra quelle proposte per la chiusura. Per tutto quanto sopra considerato, si interroga la Giunta regionale per sapere quali iniziative intende adottare per garantire la continuità operativa di tale centro sperimentale ed evitarne la chiusura, che potrebbe provocare una ricaduta sulle attività del territorio. Grazie. La parola va all'assessore Cecchini, che ha 3 minuti di tempo per rispondere. Sì, vi ringrazio e vi chiedo anche scusa per come sono, ma è un atto di rispetto nei confronti del Consiglio. Ma per le motivazioni di cui parlava prima il consigliere Chiacchieroni, per il fatto che l'Istituto nasce in Umbria nel 1902 e nel tempo ha svolto un ruolo importante soprattutto sul versante della ricerca, della sperimentazione, della salvaguardia delle nostre, diciamo, della parte più nostra dell'olivicoltura, e anche per il fatto appunto di aver anche negli ultimi anni svolto ruoli sia da un punto di vista delle pubblicazioni ma anche di sperimentazioni, un ruolo importante, usufruendo anche ad esempio delle opportunità offerte dal piano di sviluppo rurale, partecipando a 2 bei progetti di innovazione di processo e di prodotto che la misura 124 ha messo a disposizione. Già nel marzo scorso, con un'informativa in giunta, chiedevo alla giunta regionale appunto il sostegno per coinvolgere il ministro dell'agricoltura, il ministero, il commissario e 2 subcommissari nel cercare di salvaguardare la presenza dell'istituto, del centro di ricerca di Spoleto. Per questo poi a maggio è stato coinvolto anche attraverso una lettera formale il ministro e con ripetuti poi contatti anche i commissari e subcommissari. Per quanto ci riguarda, sarebbe strategico confermare la presenza di Spoleto. Le motivazioni addotte per lo più sono di carattere riorganizzativo, anche per il fatto che il turnover è a zero da diversi anni e che quindi loro dicono, il commissario e il subcommissario, non ci sarebbero le condizioni per garantire concretamente la vita e la vitalità di questo centro. Noi pensiamo che invece ci debbano essere le condizioni perché determinati soggetti, determinati luoghi di ricerca, di sperimentazione, di salvaguardia delle nostre identità hanno ragione di esistere laddove c'è una motivazione forte. E per i connotati dell'Umbria dal punto di vista dell'olio, dell'ulivo, sia come alimento di qualità, come parte dell'economia regionale, anche come possibilità di occupazioni, ma anche per il grande valore ambientale che l'olivo ha per il nostro paesaggio, noi riteniamo che appunto sia importante salvaguardare il centro di Spoleto. E questo si aggiunge anche allo sforzo che sta portando avanti adesso in questi mesi la Regione dell'Umbria, che dopo aver redatto il piano regionale per la zootecnia e il progetto vino ha rivolto la sua attenzione ad un progetto di settore, ad un piano specifico per l'olio e l'olivicoltura, piano che sta andando avanti e che avrebbe tutto da guadagnare dal essere anche interfaccia positiva appunto di un centro che nel tempo ha dimostrato di essere di qualità e quindi centro di riferimento importante per salvaguardare anche le caratteristiche della nostra regione. Prego, consigliere Chiacchieroni, per la sua replica. Sì, sono l'impegno naturalmente sul piano dell'olio che l'assessore ha manifestato già dalla precedente legislatura. Di sicuro è un contesto che appunto può aiutare la soluzione. Occorre seguire con il Ministero appunto l'evolversi della situazione. Noi per nostro conto staremo dietro appunto all'evoluzione e invitiamo appunto la Giunta
a fare altrettanto e quindi per adesso appunto sulle iniziative svolte esprimo soddisfazione e soprattutto richiamo l'attenzione a tutti quanti, ma soprattutto al Consiglio, perché la Giunta lo sta facendo già. Quest'anno si tratta dell'anno zero della ripartenza appunto della olivicoltura dopo appunto la tragica annata del 2014. Oggi appunto assistiamo ad una nuova attenzione, ad un nuovo valore, ad una specie di nuovo inizio per quanto riguarda l'olivicoltura, che viene vissuto come non solo un momento di diciamo attenzione, ma anche come con un valore diverso, con una diciamo con un recupero anche culturale di questo elemento, che è stato anche, voglio dire, uno degli elementi caratterizzanti in Umbria all'Expo 2015 con pieno successo. E quindi ecco, va considerata con un sentire comune con la nostra società regionale questo l'elemento sempre di più, l'olio e l'olivo sempre di più identitario per quello che riguarda non solo l'alimentazione, il paesaggio e i valori più importanti della nostra regione. Per questo salvaguardare un istituto antico come questo, che esiste da 113 anni, penso che sia un elemento di salvaguardia della nostra cultura, della nostra identità. Bene, passiamo ora all'oggetto numero 12, che è presentato appunto dal consigliere Liberati e che interroga l'assessore Cecchini. L'oggetto è relativo alla necessità di una di nuova sottoposizione a valutazione di impatto ambientale degli impianti del polo siderurgico ThyssenKrupp Terni. Motivazioni dell'inerzia mostrata dalla Regione Umbria, autorità deputata al riguardo, tempi previsti perché tale sottoposizione venga effettuata. La parola al consigliere Liberati per la sua presentazione. Grazie Presidente, ci rivediamo dopo 20 giorni e la mia collega purtroppo non otterrà risposta alla sua interrogazione perché manca l'assessore su una questione importante come le spese di rappresentanza e le missioni. Cominciamo dalla nostra ThyssenKrupp di nuovo. Chiediamo come mai alla Giunta regionale, chiediamo come mai non si stia procedendo al necessario aggiornamento della valutazione di impatto ambientale a seguito di quello che è successo e che è emerso negli ultimi anni. La valutazione di impatto ambientale della ThyssenKrupp risale al 2005 e come sappiamo in questi anni è emerso che c'erano corpi idrici sotterranei non considerati nella zona di Pentima Valle, che questi corpi idrici sono stati pesantemente contaminati, che c'è una galleria che ha ovviamente perturbato tutto l'aspetto idrogeologico e anche questa, come è noto, non rientra nella valutazione di impatto ambientale. È in corso un aggiornamento dell'AIA. L'AIA è l'autorizzazione integrata ambientale, consente l'esercizio degli impianti industriali Thyssen e lo consente perché ha per oggetto la prevenzione e la riduzione integrata dell'inquinamento, ma c'è un problema di armonizzazione dei procedimenti ovviamente. La valutazione di impatto ambientale non è appunto stata considerata, è fondamentale però perché qualcosa è successo in quanto si sono determinati impatti significativi sull'ambiente e come dice la legge, il testo unico 2006 sul patrimonio culturale e tuttavia nulla si è mosso. Abbiamo ricordato il problema quindi dei corpi idrici, ma abbiamo anche ricordato come ARPA, le agenzie e la direzione ambientale della provincia di Terni hanno certificato come gli standard ambientali non fossero ormai più rispettati. La discarica di Pentima e Valle ha un problema
come è noto, per quanto riguarda la tenuta del fondo, una estrema criticità che riguarda anche aree non considerate dalla via del 2005, che sono quelle, quel lotto, quella porzione in cui ci sono, unitamente a rifiuti urbani, rifiuti da discarica industriale siderurgica. Il riciclo delle scorie è in ritardo, questo veniva imposto dall'AIA, entro 2 anni dal 2010, quindi 2012, c'è soltanto, come è noto, il recupero del materiale refrattario e siamo dentro un sito di interesse nazionale per le bonifiche. Allora, a seguito dell'emersione della contaminazione di aria, acqua, suoli, alimenti e tutto questo, ai sensi dell'articolo 28,1 del testo unico, 1 bis, si rileva come ci siano impatti negativi ulteriori diversi, ovvero di entità significativamente superiore a quelli del 2005. Quindi la Regione, l'autorità competente, può, acquisite le informazioni e parere, modificare il provvedimento e apporre condizioni ulteriori. Questo lo ricordo leggendo il testo unico. Attendiamo da parte della Giunta regionale dunque una parola su questo tema, perché una nuova via può condurre a misure compensative molto significative, concludo, che passano attraverso una riqualificazione anche turistico-paesaggistica, attraverso quindi progetti comunitari, fondi comunitari, progetti LIFE, i fondi strutturali per l'innovazione tecnologica di questo tipo, con valenza ambientale, insomma bandi di efficientamento e tutto il resto, tutto quello che serve anche a produrre una nuova e qualificata occupazione in Regione Umbria. Assessore Cecchini, a lei 3 minuti per la replica. Sì, ma potrei cavarmela dicendo che ARPA è l'autorità regionale competente allo svolgimento dell'attività di vigilanza e controllo in ordine all'osservazione delle prescrizioni impartite con i provvedimenti VIA e conseguentemente nel lavoro di monitoraggio che porta avanti in tutte le occasioni in cui porta a conoscenza l'autorità regionale di modifiche o situazioni che intervengono negativamente rispetto all'autorizzazione rilasciata, è chiaro che in questo caso l'autorità competente va a modificare quanto previsto dagli provvedimenti presi precedentemente. In questo caso, che ci sia bisogno nel territorio ternano di una visione più allargata e anche uno studio più approfondito, credo che proprio nel Consiglio scorso la Presidente, rispondendo ad un'analoga più o meno sul contenuto interrogazione, abbia dato conto del fatto che la Giunta regionale ha messo al lavoro un apposito gruppo composto non solo dai dirigenti della Regione, delle province, dei comuni e delle autorità istituzionali, ma anche comprendendo ARPA, le ASL e tutti i soggetti che hanno un ruolo nella possibilità che, mettendo insieme le verifiche, i monitoraggi, gli studi approfonditi, si possa avere un'idea d'insieme della situazione dal punto di vista dell'aria, dal punto di vista dell'acqua, dal punto di vista appunto complessivamente ambientale di quel territorio. E io credo che da quel gruppo di lavoro, da quello studio che intendiamo portare avanti anche in modo molto determinato, ne verrà fuori, ne scaturiscono anche evidentemente elementi che possano o smentire o supportare il lavoro fatto fin qui. La verità è che la parte autorizzativa che ha riguardato Thyssen, partendo dal 2005, come diceva il consigliere Liberati, per poi mano a mano aggiornarsi nel 2009 per un procedimento di VIA relativo all'impianto di trattamento di rifiuti pericolosi non denominato Dor Oliver, e successivamente anche andando nel 2010 a rilasciare un giudizio di compatibilità
rispetto a tutto il lavoro che era stato fatto con attraverso lo specifico protocollo di monitoraggio, la Regione dell'Umbria appunto nel 2010 ha rilasciato alla Thyssen Acciai Speciale l'autorizzazione integrata ambientale redatta da tutti gli allegati, che poi posso mettere tranquillamente a disposizione, probabilmente il consigliere già, dove appunto sono presenti tutti gli adempimenti, comprese le prescrizioni, compreso l'impegno da parte della impresa di portare avanti procedure e impegni seri con particolare riferimento a polvere, rumore, vibrazione, acqua, suolo, sottosuoli, rifiuti e anche in presenza di modifiche di fattori ambientali che si fossero verificate o anche di ulteriori interventi della stessa e della medesima. Dal protocollo di monitoraggio fin qui non ne sono uscite alterazioni, modificazioni rispetto appunto ai procedimenti che sono in atto e seguiamo con attenzione tutto quello che appunto ci proviene da ARPA, che è l'organismo di controllo di tutti questi procedimenti, perché la qualità della vita e la salute dei cittadini del Ternano ci interessano come ci interessa la qualità della vita e la salute di tutti i cittadini dell'Umbria. Bene, la parola a Liberati, che ha un minuto di tempo per la sua replica. Dunque, nello scenario della valutazione di impatto ambientale del 2005 non sono stati considerati una serie di elementi. Mi pare di aver capito quindi che la Giunta regionale al momento non sta operando un aggiornamento della via, ma soltanto per quanto riguarda l'AIA, e quello lo sappiamo benissimo. L'aggiornamento della via è fondamentale. Noi ricordiamo che la Thyssen a Duisburg spende 300 milioni l'anno. Sono necessarie misure compensative, risorse dirette, infrastrutture, riambientazioni, riambientamenti, piantumazioni e quant'altro. Quindi so che è stata verbalizzata una richiesta in tal senso in sede di conferenza dei servizi in provincia, proprio sull'aggiornamento dell'AIA. Occorre coordinare questi due procedimenti ai sensi del testo unico e procedere speditamente, senza attendere ulteriori dati, perché ci sono già tutti e, come è noto, appunto, la via non ha considerato persino una galleria stradale, figurarsi il resto. Grazie. Bene, abbiamo terminato la sessione del question time. Direi di procedere con un paio di minuti di sospensione per permettere di rimuovere la camera dal centro dell'aula. Ci ritroviamo qui tra pochissimo.